Ci troviamo da una ventina di giorni a modificare il modo di far comunicazione. Sperimentiamo un modello di lavoro che sino ad oggi non conoscevamo. Si lavora da casa, ci si collega con i collaboratori, con le videochiamate, ma quello che è cambiato soprattutto è il tipo di informazioni che vengono diffuse. Le vicende amministrative, quelle che prima servivano per tenere vivo il dibattito politico nei comuni, oggi sono in netto calo. E allora bisogna fornire altri servizi, sia sul web sia sulla carta. Si scrivono maggiormente pezzi che possono servire a comprendere come comportarsi in questa emergenza. Un compito che si porta a termine tutti i giorni con l'aiuto dei sindaci, con i quali si sono intensificati i rapporti e con altre realtà del territorio. Si parte dai comunicati stampa che arrivano e poi si integra con interviste e approfondimenti. Insomma, si cercano quelle informazioni di servizio che servono per orientare le persone. Certo, oggi è importante comunicare fatti concreti e oggi il compito del giornalista è mantenere nei conten quei contenuti strettamente legati alle esigenze, ai dubbi, ai timori, ai bisogni di sapere che hanno le persone. Oggi è più semplice ottenere le immagini a supporto dei servizi, ti arrivano le foto, ti arrivano i video realizzati col cellulare. Ma quello che rimane come punto di partenza, sul quale ruota tutta la macchina della comunicazione, sono i rapporti interpersonali, già quelli più importanti. Le relazioni che si sono instaurate prima di questa situazione oggi servono per continuare in questo mestiere. Una cosa però abbiamo imparato ed è la capacità di saper fare sintesi, di arrivare subito al cuore del problema. Certo, a differenza della cronaca di routine, in questo caso eccezionale siamo tutti coinvolti allo stesso modo. E allora le storie individuali, gli episodi particolari, gli allarmi, gli inviti a rispettare le regole ci toccano di più. E per questo occorre sorvegliare se stessi. Va bene la commozione, non va bene la retorica. Va bene il realismo, non va bene l'enfasi. Per la categoria, ad ogni livello può essere un'occasione per riconsiderare il proprio ruolo, la presa che si ha sul pubblico, gli effetti che si producono. Ma certamente quello che a tutti noi manca di più, cosa sono? Sono le strette di mano, una battuta. Ma siamo convinti che se ognuno farà la sua parte, presto torneremo tutti a incontrarci. Grazie.